Ogni sabato notte e domenica pomeriggio Italia 1 e DJ Television. Tanta buona musica in... Continua ora DJ Television, video story subito, al femminile o quasi. Di gennaio c'era ieri e ci sarà anche allora, domani. Lì Gruber! Eccoci qua, ma... Senchi Paoli, nato praticamente da un rapporto... Benvenuti e bentornati anche oggi sul mio canale. Anche oggi per un video vlog che stavolta è dedicato agli show o ai programmi televisivi. E oggi voglio parlarvi di un programma televisivo importantissimo degli anni 80, arrivato fino al 90 tondo, e sto parlando di DJ Television. Chi non si ricorda di DJ Television? Allora, se vi piace questo argomento relativamente ai programmi televisivi musicali, agli show musicali televisivi, andate a vedere nel mio canale l'intera playlist che ne parla, ci sono già tante storie dentro, anche delle serie intere dedicate ai programmi anche storici della televisione. Ma il viaggio è ancora lunghissimo e oggi infatti mi occupo di questo programma. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, io vi auguro anche oggi la buona visione e benvenuti sul mio canale. Buongiorno, anche da Linus, benvenuti ancora una volta alla parentesi legata al come eravamo dirigenti. Ho fatto l'amore con la moglie di Contro. DJ Television, programma televisivo italiano dedicato ai videoclip musicali, andato in onda dal 4 giugno dell'83 al 7 settembre del 90, inizialmente su Canale 5, poi su Italia 1. Era legato all'emittente radiofonica Radio DJ. Ma mi faccia il favore, anzi faccia una cosa, mi mandi il direttore. La trasmissione fu ideata da Claudio Cecchetto come appuntamento settimanale in onda ogni sabato dopo le 22:30 su Canale 5, dal 4 giugno dell'83. Poi il 14 gennaio dell'84 DJ Television traslocò su Italia 1 e diventò un appuntamento fisso del weekend, andando in onda il sabato a mezzanotte circa e la domenica intorno alle 2 del pomeriggio. Ancora una volta il benvenuto a DJ Television, che oggi come ogni mano spazio principale video dance, cioè lo spazio riguardante la musica da rispondere. Dal 10 di settembre la trasmissione diventa poi quotidiana, ogni pomeriggio a partire dalle 2 per circa mezz'ora. Vi si potevano vedere i video musicali di quel periodo, poi condensati nell'edizione lunga della notte fra sabato e domenica. I produttori di questo programma furono Giovanni Bruni, Valerio Gallorini e Gianni Cinus. Avete visto? Pensate un po', non so, che cosa può provare un tipo che ovunque va in tutti i grande veramente. Adesso parliamo del suo concerto, parliamo della sua tournée, e vediamo Another Part of Me, Michael Jackson, oggi nel venerdì grasso di DJ Television. DJ Television si impose grazie al ritmo e alla spigliatezza dei conduttori, raccolti sotto il nome di DJ's Gang. Fra questi si annoverano, oltre allo stesso Cecchetto, anche gli esordienti Sandy Martin, Tracy Spencer, K. Rush, Jovanotti, Fiorello, Linus, Albertino, Amadeus, Jerry Scotti e Leonardo Pieraccioni. Venerdì ascoltiamo tutt'altra musica, anzi nel nostro venerdì i video, quelli un po' particolari, quelli insomma proprio un po' più cattivi del solito, un po' più arrabbiati. Nelle prime edizioni i videoclip si riferivano soprattutto a brani pop britannici e americani, in seguito poi si diede più spazio anche alla musica italiana. Questi videoclip venivano trasmessi in varie elaborazioni, fra queste Sing a Song, che era una specie di karaoke in cui nel video veniva mostrato in sovraimpressione il testo della canzone, mentre i brani in lingue diverse dall'italiano venivano trasmessi anche in versione story, nella quale compariva il testo tradotto. Le prime edizioni di questo programma avevano anche una sezione dedicata alla classifica dei migliori video, veniva presentata da Albertino. A un grande numero di ospiti internazionali venivano dedicati degli special, in cui era mostrata un'intervista girata negli studi Radio DJ, inframmezzata da spezzoni di videoclip. Molti sono stati nomi internazionali di prestigio che furono invitati in trasmissione. Alcuni sono Nick Kamen, Samantha Fox, Bon Jovi, Mandy Smith, Brian Ferry, Boy George, George Michael, Duran Duran e gli Spandau Ballet. DJ Television andava in onda in varie edizioni, la principale dal lunedì al venerdì alle 2 del pomeriggio. Fra l'84 e l'87 andava in onda il sabato notte a mezzanotte. Video Night, una versione di 2 ore con videoclip prelevati dall'edizione pomeridiana più altri, in edizione integrale, mai trasmessi. La domenica fino all'87 andava in onda Domenica DJ, ribattezzata Domenica Musica nell'87, un'edizione di 2 ore ottenuta con i videoclip e gli special delle trasmissioni pomeridiane.
D'estate poi venivano trasmesse edizioni speciali, tipo DJ Beach, dall'Acqua Fan di Riccione o da Ibiza. La durata di queste edizioni era di un'ora e raccoglieva videoclip di canzoni estive e gran parte degli special trasmessi durante l'edizione invernale pomeridiana. Tu fai surf qua? No! Ecco, vedi, appunto, questo era una cosa molto tecnica. Negli anni che seguirono la trasmissione cominciò a modificarsi radicalmente. Nell'89 diventerà anche un quiz musicale presentato da Amadeus, registrato al Rolling Stone di Milano e basato su uno scontro tra fan club musicali, coordinati da Giancarlo Passarella e dalla sua associazione Ululati dell'Underground. Il fan club che vinceva aveva spot gratuiti che andavano in onda nell'arco di una settimana, in cui invitava a sintonizzarsi sul programma. DJ Television, nell'ultima edizione, quella del 90, diventa poi una specie di notiziario musicale presentato da Linus, con uno spazio dedicato ai videoclip molto più limitato. È in questa edizione che fa poi la sua comparsa Leonardo Pieraccioni, in studio da Milano e poi a Ibiza con Fiorello ed Amadeus. Ma c'ha un pregio praticamente questa cosa, perché gli cedono il posto tutte le volte che sale sull'autobus. DJ Television chiude definitivamente poi il 7 settembre del 90 a causa di problemi legati al riordino del sistema radiotelevisivo italiano, inerenti al numero di ore settimanali dedicate alla trasmissione di brani musicali da parte di un singolo canale televisivo, questione riordinata nel 91 con la legge Mammì. La sigla nella prima edizione di questo programma, a partire dalla 12ª puntata, fu Audio Video di Fitz. Nice mix. Diverse edizioni di questo programma vennero registrate presso gli studi Fininvest, oggi Mediaset, di Colonia Monzese. Uno studio da cui vennero registrate varie puntate è quello degli anni 2010, quello che avrebbe ospitato, insomma, il programma sportivo Tiki Taka, Il Calcio è il Nostro Gioco. I conduttori di DJ Television, che hanno fatto la storia di questa serie di trasmissioni, sono stati Claudio Cecchetto, Sandy Martin, Kay Rush, Jerry Scotti tra l'83 e l'85. Poi Jerry Scotti e Cecchetto tra l'85 e l'86, Jerry Scotti, Linus e Casti tra l'86 e l'87, Giovanotti, Linus dall'87 all'88 e poi Linus, Tiziana Baudo tra l'88 e l'89, Leonardo Pieraccioni, Linus, Amadeus e Fiorello tra l'89 e il 90. Produttore esecutivo Giovanni Bruni. DJ Television, DJ Television.